Buonasera, bentornati al corso di modellazione 3D con Tinkercad. Stasera vi farò vedere una funzionalità di questo software che permette di inviare le forme modellate attraverso l'applicazione web su un software di modellazione un po' più performante che è Fusion 360. Eccolo qua, sempre della Autodesk. Ora ve lo faccio vedere molto velocemente, poi dopo vedremo meglio come un brevissimo accenno di come lavora. Torniamo sul nostro Tinkercad. Come vedete, ho costruito questa forma, praticamente un birillo molto molto semplice. La funzionalità che mi interessa accennarvi oggi è questa, la funzione invia a. Bene, quindi io seleziono la mia forma, clicco su invia a, eccolo qua, e Tinkercad mi dà in automatico la possibilità di inviare i miei progetti ad Autodesk Fusion 360. Tutti e due i programmi naturalmente fanno capo ad Autodesk, quindi hanno diciamo il 100% di compatibilità. Cos'è che mi permette di fare Fusion? Mi permette di fare lavorazioni molto molto più fini, molto molto più precise che su cui Tinkercad a un certo punto, diciamo, trova delle difficoltà. Ve lo faccio vedere immediatamente. Quindi invio il mio file, eccolo qua, a Fusion. Quindi solamente l'oggetto che ho selezionato, come vedete il mio oggetto è cavo all'interno. Open in Fusion 360. Farà abbastanza velocemente, quindi io ho già la mia finestra di Fusion, come vedete, aperta. E in poco tempo, eccolo qua. Vedete, Tinkercad mi dice che il mio design è stato aperto in Fusion e in automatico mi riindirizza qua. Ecco qui. Come funziona Fusion 360? I principi di base sono esattamente i soliti, quindi qui avete la possibilità di fare, scusatemi, l'orbit, quindi di andare a ruotare il vostro oggetto, oppure abbiamo la possibilità di fare il pan o lo zoom, eccolo qua. Allora, prima cosa molto molto interessante, importando un file da Tinkercad, come vedete questo rimane diviso in tutte le sue componenti, ma in realtà in molte di più. Come vedete io posso andare a selezionare spigoli, superfici, cose che su Tinkercad non potevo fare, il programma non mi permetteva di fare. Bene, ora vi farò vedere solo qualche brevissima elaborazione senza neanche spiegarvela troppo, giusto per darvi un'idea di quello che si può fare con questo software. Se vi interessa, prossimamente faremo un corso molto simile a quello fatto su Tinkercad anche su Fusion 360, quindi magari il mio consiglio, se state vedendo questo corso, è di cominciare a sperimentare con la modellazione 3D, quindi capire se da Tinkercad riuscite a tirar fuori tutto quello che vi può servire, nel caso prendere in considerazione anche il corso di Fusion. Diciamo che io voglio andare a creare eccolo qua, una sorta di rigonfiamento, una sorta di cornice qui alla base del mio birillo, ok? Oppure voglio andare a far sì che gli angoli vengano stondati. Bene, quindi cosa faccio? Selezionare solamente i quattro angoli, eccolo qua. Andiamo a prendere anche il quarto, eccolo, zoom per far vedere, dopodiché molto molto semplicemente, ecco, vedete, posso andare a deformare la mia figura fino a renderla molto molto più morbida. Ok, solito discorso, se voglio fare per esempio aumentare o diminuire la mia apertura, vedete, ecco qua, posso andare a decidere
semplicemente l'apertura terminale di quanto deve essere. Ecco, vedete come in veramente pochi, pochissimi passi siamo passati da, ve lo faccio rivedere, chiudiamo qua, questo modello molto semplice, molto squadrato a Fusion che vi dà la possibilità, eccolo qua, di andare a creare questo modello. Chiaramente ora vi ho fatto vedere veramente due operazioni base, ma come vedete, esistono tantissime possibilità in più rispetto a quelle che vi mette a disposizione Tinkercad. Questo è un programma più professionale, è un programma che ha anche delle complicazioni maggiori rispetto all'altro. Ok, quindi con questa brevissima introduzione a Fusion, giusto per, diciamo, sapere che esistono anche. Esiste questo programma ed è un programma che permette una compatibilità al 100% con le forme di Tinkercad. Io vi ringrazio per aver seguito il corso, vi saluto e resto a disposizione per eventuali dubbi e eventuali domande. Grazie a tutti, a presto, arrivederci.